Siamo pronti per la terza edizione di un evento straordinario, sport e solidarietà per contribuire a eliminare la fame nel mondo. Emozioni in movimento, la corsa contro la fame, 19 maggio 2024, Villa Comunale, Sulmona. Un movimento di 220.000 studenti podisti di 700 comuni italiani, impegnato in una grande corsa solidale promossa ogni anno all'interno degli istituti scolastici da Azione contro la fame, organizzazione internazionale umanitaria specializzata nella lotta alla fame e alla malnutrizione infantile. Si tratta della Corsa contro la fame, il progetto didattico, sportivo e solidale più grande al mondo, giunto in Italia alla 10ª edizione e patrocinato anche quest'anno dal CONI. L'Istituto Comprensivo Mazzini Capograssi di Sulmona partecipa per la terza volta all'evento, il cui momento clou sarà domenica 19 maggio. A spiegare l'iniziativa questa mattina nel corso di una conferenza stampa la dirigente scolastica Domenica Pagano. Per il terzo anno consecutivo caratterizza il nostro istituto, l'Istituto Mazzini Capograssi, che coinvolge tutte le classi delle nostre scuole secondarie di primo grado, quindi la Capograssi di Sulmona, la Romualdo Parente di Scanno e anche la scuola media di Pacento, la scuola secondaria di primo grado di Pacento. I nostri ragazzi seguono un percorso di preparazione di didattica solidale internazionale con i referenti di questa grande onlus, appunto, di Azione contro la fame, e poi proseguono tutto il lavoro di preparazione con i docenti all'interno delle classi. Viene individuato quindi un paese destinatario. Nel 2022, abbiamo iniziato il 2022 con il Madagascar, abbiamo raccolto insomma una bella cifra di 6.632 euro con cui siamo riusciti ad aiutare 237 bambini denutriti, perché sostanzialmente la cifra viene divisa per 28 euro, che è il costo di un kit di cibo terapeutico e che corrisponde praticamente a 28 giorni di cura per i bambini appunto, ecco, denutriti, malnutriti, per farli uscire proprio fuori dalla malattia della denutrizione, della malnutrizione. L'anno scorso invece il focus è stato sul Camerun, qui la cifra che siamo riusciti a raccogliere è di 4.576 euro e siamo riusciti ad aiutare quindi con il cibo terapeutico 163 bambini. Quest'anno il focus è su Bangladesh, quindi la location non sarà più Piazza Garibaldi, sperimenteremo insomma, la parte clou dell'evento, quello in cui i ragazzi corrono, si sfidano in varie challenge, come l'abbiamo chiamata, sarà appunto quella villa comunale di Sulmona, e con un momento però, ecco, di raccolta, di inizio della manifestazione sul plateatico dell'Annunziata. E quindi cosa deve scattare poi all'interno dei ragazzi? Deve scattare proprio un impegno personale a fare qualche cosa per aiutare concretamente questi bambini. Quindi io ho preso consapevolezza che ci sono, che c'è questo alto tasso di denutrizione infantile. Cosa posso fare io, singolo studente della Capograssi o della Romualdo Parente, come dicevo, o di Pacento, per aiutare questi ragazzi? Quindi corro, faccio dei giri di corsa, oppure mi sfido con degli amici. Però ancor prima l'impegno dei ragazzi qual è? È quello di ricevere, di andare alla ricerca delle promesse di donazione. Quindi loro si devono rivolgere ai familiari, agli amici, ai parenti, spiegare il progetto, dire che il 19 faranno qualche cosa di concreto per aiutare diciamo, i bambini meno fortunati di loro, e quindi le risultanze di queste sfide che andranno quindi a svolgere all'interno della villa comunale o dei giri di corsa, perché comunque non sono stati eliminati i giri di corsa, verranno conteggiati. I ragazzi saranno impegnati nei giorni successivi al 19 ad andare a raccogliere le promesse di donazione. E poi la cifra poi complessiva sarà appunto, ecco, devoluta ad Azione contro la fame. Presente alla conferenza anche l'assessore Andrea Ramunno in rappresentanza del Comune.
che patrocina l'iniziativa. Il Comune supporta questa iniziativa del Liceo Comprensivo Mazzini Capograssi, è davvero un piacere per noi supportarli in questa attività. Gli ringraziamo perché ormai siamo giunti alla terza edizione, quindi si può dire che ormai è un qualcosa di collaudato. E mi preme rimarcare che questa iniziativa poi si inserisce in un weekend in cui la città sarà davvero popolata da bambini e ragazzi, perché si inizierà da domenica mattina in Piazza Garibaldi, proseguirà con questo evento fantastico che unisce gli aspetti della socialità, ma soprattutto quello della solidarietà, e va anche a riempire uno spazio bello e della nostra città, che è quello della Villa Comunale e anche del centro storico di Sulmona. In bocca al lupo ai ragazzi, speriamo che riescano a fare tanti giri, a vincere tante sfide, quindi a raccogliere tante promesse di donazione.